uno di noi, Chesney sei uno di noi, uno di noi, Chesney sei uno di noi. Non prendiamo Donnarumma perché abbiamo un portiere forte. Kenny Guerriero. Con Allegri la partita è finita. Sì, 2-1 per il Napoli. Ma quindi mi volete dire che indipendentemente da Milan-Lazio, se ci battete siete comunque sotto? Ho visto Napoli. Raga, la mia video con la maglia del Napoli dovevo fare, raga. Lo dovevo fare. Perdonatemi. Ma poi non è vedervi perdere. È vedervi perdere così. Sai, ha fatto quei gol Insigne da 40 metri, un tiro a giro. Ma cosa? No, raga, io non ce la faccio. E ringraziate che ci avete Chiellini. Se no erano 10. Raga, quando ho visto la palla in porta per il gol del 2-1, io non ci stavo a credere. Io non ci stavo a credere, raga. Mamma mia. Vabbè, il campionato è ancora lungo, le partite sono tante. E poi, tranquilli che la prossima avete noi. Avete noi e vincete. Noi non siamo all'altezza di battervi. Però, almeno per la settimana, fateci con dei pugni. Di solito io non faccio mai video riguardanti i partiti delle altre squadre. Non li faccio mai, perché commento mio Milan a chi mi basta avanza. Non era programmato, non era programma di fare questo video, ma... Quindi, Locatelli è stato inculato da Elmas. Alvaro Soler, come dice Mastrangelo, Alvaro Soler è stato inculato da Osimhen. Chesney, 6 milioni e mezzo all'anno, è stato inculato da Ospi. L'unico del Napoli che non ha giocato male, scusate, che non ha giocato bene, è Manolas. Manolas ragazzi ha giocato veramente, veramente, veramente male. E mi ha sorpreso Anguissa. Mi sei proprio un fenomeno. Raga, segnatevi che il Napoli si è preso un fenomeno di Anguissa lì al centrocampo, ragazzi. È uguale a Bakayoko, ma con i piedi dritti e con le tattiche giuste. Secondo me ha preso un centrocampista fortissimo. Poi magari Bakayoko da noi si realizza, Però raga, devo troppo farlo sto video. Non ci ho fatto smettere di ridere! No, ma poi ripeto, non è vederli perdere. È vederli perdere così! Una partita che bene o male, sì, Napoli faceva, ma la Juve era più fino a 1-0, il contenuto da parte del manico. Poi Chesney, raga, ci regala sempre perle. E poi la seconda, Kenny il Guerriero, 35 milioni. Capito perché il PSG l'ha mandato via. No, ma noi vendiamo Ronaldo. Ronaldo blocca il progetto. Ronaldo non ci serve. Raga, chi è d'accordo con la decisione di Ronaldo deve cambiare sport. Perché avesse avuto la possibilità di prendere Ronaldo, l'avesse avuta 3 anni fa, l'avesse avuta quest'estate, l'avesse avuta tra 2 anni, Ronaldo l'avrei preso. Senza se, senza ma, è un professionista, è una leggenda. Con Ronaldo, cari bianconeri, cari gobbi, cari gobbacci, con Ronaldo sapete che la vincevate. E non 1-0. E non 1-0, la vincevate. Però no,
di dare via Ronaldo. Ronaldo mi ha dato via. Ma avete visto la faccia di Bonucci che usci... no, di Chiellini che usciva dal campo verso gli spogliatoi? Io adesso voglio vedere le pagine, io mentire, voglio anche i miei colleghi sul web, voglio aspettare tutti. No raga, per favore, continuate a regalarci queste figure di merda, tranne la prossima partita perché la giocate contro noi e la vincete. Anyway, per favore Juve, fino alla fine facci godere. E se ne va, e CR7 se ne va, al Manchester lui se ne va, in 60 minuti segna e la Juve no. Ci vediamo domani per Milan Lazio.